Su Indigo Park Incredibile. E giustamente vi state chiedendo: ma cosa è tornato a fare su Indigo Park Incredibile? Semplice, ragazzi, incredibile. C'è stato un aggiornamento assurdo per quanto riguarda Indigo Park su Steam di ben 8 giga. Praticamente si è riscaricato tutto quanto il gioco. E dato che io seguo lo youtuber, il creator di questo gioco incredibile, aveva detto in un ultimo video che ci sarebbe stato una remaster dove ci sarebbero stati contenuti nuovi, grafica nuova, qualche chicca di lore nuova. E quindi, ragazzi, appena sentito queste informazioni su, ragazzi, ho scaricato immediatamente l'aggiornamento su, e quindi eccoci qua a rigiocarci tutto in Indigo Park e a vedere se notiamo tutte le differenze incredibili fra quello che avevamo giocato noi e questo nuovo remaster incredibile del primo capitolo di Indigo Park. Pazzesco e assurdo. Tra l'altro, ragazzi, a voi Indigo Park vi era piaciuto veramente tanto, quindi l'idea di riproporvi un altro episodio extra rimasterizzato di Indigo Park mi sembra una cosa super canon, incredibile. Quindi, ragazzi, buttiamoci dentro Indigo Park di nuovo, incredibile. Tanto ormai, ragazzi, ci sentiamo come a casa dentro Indigo Park, per citare un personaggio incredibile. Rifacciamo partita nuova, ragazzi, e si parte. Vediamo un po' queste novità che hanno aggiunto in questo capitolo. Tra l'altro ci dovrebbe essere appunto un cambiamento anche grafico importante. Non so se rivedermi l'introduzione, ragazzi, ma non penso abbiano cambiato l'introduzione su, ragazzi. Parlava di gioco, ragazzi, non lo so, che dite? Ce la rivediamo? Vabbè, rivediamocela, dai. Magari ha aggiunto qualcosina pure nell'introduzione, ma... Ok, per adesso è tutto uguale. Che poi l'ho giocato relativamente poco fa, quindi me lo ricordo molto bene, ragazzi, le cose. Ovviamente, se mi perdo cose incredibili, scrivetemelo nei commentini, incredibile. Questa è la stanza del nostro protagonista. La foto c'era. Forse hanno aggiunto quella foto, però mi sembra strano che hanno aggiunto la foto del protagonista. Questo è il testo che facciamo alla nostra amica, mi sembra tutto uguale. Ma forse la foto non c'era, sus. Ok, Indigo Park, questo è tutto uguale. La bevanda sus. Parco chiude misteriosamente. Sempre la nostra musichetta incredibile. Cercherò di riprendere tutti i collezionabili a questo punto, tante volte è cambiata qualche descrizione. Capitolo 1. Allora, ragazzi, vi posso immediatamente dire due cose che mi sembrano super nuove. Prima cosa, la luna. Non mi ricordo mai nella vita questa luna che ci acceca con la sua luce sus, questo non me lo ricordo. E poi vi posso immediatamente dire che la seconda cosa diversa è come lui impugna la torcia. Mi pare che la impugnava tipo col pugnetto per aria. Adesso la impugna da sotto come i vecchi giochi di Slenderman, se non sbaglio. Ah, pure l'animazione è cambiata, guardate, ragazzi, è un po' più lunga, però c'è addirittura lui che preme il click della luce. Quindi, secondo me, luna e torcia già sono nuove, ragazzi. Sono sicuro, la impugnava in maniera troppo diversa la torcia prima. Ricordo male o qui era pieno di immondizia sus? In questo quadratone adesso hanno pulito tutto per fare in modo che tu vedi subito l'entrata dove andare a incontrare Rumbly. Mi sa di sì, ragazzi, eh? Ok, qui c'era il primo collezionabile e qui c'era il secondo. Questi me li ricordo. Spero di riuscire a prenderli tutti. Andiamo a incontrare Rumbly, allora, va? Intanto qui non è che c'è altro da fare all'inizio. Vai, Rumbly, eccolo qua. Hi there, and welcome to... Ciao, Rumbly, quanto tempo? The world's most innovative and engaging family fun experience. Ok, questo mi sembra tutto uguale. Rimane sempre inquietante quando fa così, eh? Ma quanto è carino, Rumble. Congratulations! Ram the Raccoon! Ok, andiamoci a registrare sus. Ok, mi sembra tutto uguale, registriamoci. Eccoci qua. Ram the Raccoon! E gli hanno lasciato quegli occhietti sus di quando crasha, questa cosa è molto figa. Il mio guest list! Is this your first time here at the park? Or did you just get plastic surgery? No worries. Okay. It's Rambly Tuesday! Rambly Tuesday! A big discount on your visit! Just follow me to the main gate!
Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Già, non vedo l'ora di essere inseguito da un uccello che mi vuole eliminare, ragazzi. Non vedo l'ora. Chissà se hanno cambiato il percorso. Vabbè, non credo abbiano cambiato il percorso addirittura. Comunque le animazioni di Rumble, ragazzi, io lo continuo a dire, sono assurde. Io capisco perché ci metteranno un bel po' a far uscire il capitolo 2, ragazzi. Pensate fare delle animazioni superiori a quelle del capitolo 1 di Rumble. Cioè, ragazzi, parliamone. Probabilmente vi taglierò e metterò le parti migliori e eventualmente tutte le cose diverse che noto. Perché più che altro, ragazzi, avete tutta la blind run sul canale, avete pure l'episodio extra, ragazzi, quindi vi faccio vedere le cose più spicy, incredibili. Allora, qui dobbiamo mettere l'ingranaggio che mi pare che era qua attorno. Qui prendiamo Rumble. Ok, mi sa che hanno cambiato pure l'animazione di quando tiriamo le leve, possibile? Ok, andiamo. Welcome to Indigo Park. Lui che ci guarda dalle telecamere palese. Qui c'era un altro collezionabile. Eccolo qua, infatti, il peluche di Molly, me lo ricordavo. Ora dobbiamo andare a prendere il braccialetto, sus. Qui c'è sempre la nostra Salem incredibile, senza peluche, perché ricordiamo che Salem l'hanno voluta eliminare. Incredibile, chissà che ha fatto Salem. Si muoveva questo schermo, sus? Non me lo ricordavo. Ok, questo non c'era. Questo jumpscare del monitor che cade non c'era, ragazzi, mai nella vita. Questa è nuovissima come cosa, mi piace. Ah, pure questa è nuova, non c'era l'animazione di lui che tocca il braccialetto. Ah, si è rotto? Strano, ok, l'ha toccato e si è fulminato, sus. Oh, the door mystery is locked. Vai. Apriamola questa. Perfetto. Great work, buddy. Dai. Voglio vedere la statua, ragazzi. Voglio vedere se hanno lasciato quell'affare che ti guarda. Eh sì, ragazzi, l'hanno lasciata. Perché alcuni mi avevano detto che era un bug, però l'hanno proprio lasciato questo easter egg della statua che ti guarda del creatore di Indigo Park. Ok, qui mi sembra tutto quanto uguale, incredibile. Non mi pare che c'erano altri collezionabili qua attorno, quindi ragazzi direi di andare qui sotto dove crollerà tutto quanto incredibile. Ok, tutto uguale. Qui andiamo nei bagni, sus, a prendere il collezionabile. Era nell'altro bagnetto, sus, ragazzi, il collezionabile. Eccolo. Ah, l'hanno spostato, era lì per terra. Però l'hanno messo sul lavandino, carino, mi piace. Aspetta un po', allora. Questo è sempre per terra. Questo di Molly McCo è uguale. Questo di Rumbley mi pare che c'era pure nel vecchio capitolo 1. Questo pure, questo non c'era. Il teatro di Lyod non c'era, questo è nuovo. Perché erano in due, me lo ricordo. Erano questo per terra e quell'ultimo per terra. Che io vi ho fatto la battuta nell'episodio extra. Che uno era di Salem e uno era del leone. Infatti uno l'hanno fatto diventare del leone. Che sono infatti le giostre del capitolo 1 e quella di Finley sarà del capitolo 2. Quella di Salem l'hanno cercata di distruggere, non esiste più. Ma pure qui è tutto diverso, ma dai! Ma dai, ma guarda le immagini nuove! Vabbè, è tutto più bello, hanno messo pure la scritta della giostra di Rumbley con la porta che si apre! Molto più bello. Qui hanno proprio rifatto tutto. E mi direte voi, nella vecchia demo rendeva più il fatto che era abbandonato. Qui invece sembra che, come dire, la gente ci è venuta fino all'altro ieri. Questo è vero, ci potrebbe stare. Però allo stesso tempo è più bello, perché effettivamente la parte di Rumbley non aveva quel feeling da giostra. Adesso ce l'ha, vedi il cartellino pulito. C'è Molly e Rumbley che ti accolgono nella giostra, ma sono delle fan art nuove. Questo è Rumble con Molly nella giostra sua, con Molly che raccontava del fatto che adorava pilotare ieri ma precipitava sempre, no? Quindi Rumble c'ha la faccia terrorizzata. Questo è Rumble Steamboat. Solo io la vedo come una citazione al vecchissimo corto di Topolino sulla barca che faceva lo stesso movimento. Solo io la vedo sta citazione. Poi abbiamo Rumble con Lyod. Qui vabbè, loro due si odiano tantissimo, ok. Questo è Lyod che canta con Rumble disgustato, forse irritato dal fatto che gli ruba il palcoscenico. Attenzione! Allora c'è Salem. Questa è la seconda volta che vediamo Salem in tutto il gioco, in un manifesto. Perché noi la vediamo nel portachiave, la vediamo nel suo cartonato distrutto e adesso per la prima volta la vediamo. E c'è Rumbley che si copre il naso dalla puzza di Salem. Ma dai! Chissà se il suo gioco aveva a che fare con l'odore a questo punto. Giustamente, ripeto, una puzzola avrebbe anche senso. Secondo me Salem, ripeto, è alla base di tutto quello che è successo di strano in questo posto. Ma guarda quanto è tutto più bello. Ma dai, guarda, quella è la terra di Rumble che vediamo nel videogioco.
la caverna di Finley. Questa statua Sussa è colorata, non era colorata. E qui hanno fatto dei lavoroni incredibili. Ma hanno proprio cambiato tutto, vedi? Ma guarda! Con i cartellini di stare attenti al treno. Ok, qui c'è una porta che non si apre. C'è sempre stata sta porta, Sussa. Beh, ragazzi, qui hanno fatto dei lavoroni, eh. Andiamo sul treno, vediamo se hanno messo cose nuove pure sul trenino. Oh, it's Molly the car! It's Molly the car! Eccola! La vedete, ragazzi, laggiù, Molly? Questo l'hanno lasciato, lei che ci guarda. Ok, lei che ti introduce alla sua giostra, mi sembra tutto uguale. Grande Finley. Eccolo. Chissà se hanno cambiato il modello suo nel finale. Vabbè, ciao Finley. Porello, sempre depresso il nostro adorato Finley. E ora c'è il Chad definitivo. Ah no, scusate, mo c'è Salem. Per me è assurdo che lui si blocchi proprio dove c'era la giostra di Salem, però. Non è una coincidenza, ragazzi. Qui c'è il cartonato di Salem distrutto. Ok, andiamo ad aggiustare Rumbley. Qui c'era l'animatronic di Molly che ci dice qualche cosa che ancora non ho capito che cosa ci sta dicendo. Va bene. Qui c'è il cappellino. Qui dobbiamo aggiustare tutto. Rumble è tornato in sé e si parte. Ora c'è Lloyd. Vediamo se hanno messo il jumpscare di Molly da dietro. Hanno levato il quadro. Non c'è più, ragazzi, il quadretto dove loro due erano vicini. The proud, prestigious, professional Lloyd von L. Lyon, actor extraordinaire. Mi sa che hanno cambiato il dialogo. Eccola Molly. Prima ti facevano scendere dal treno e ti facevano riusare il braccialetto per entrare qui. Adesso ti spawnano direttamente nella stanza. Ok, hanno levato quella piccola interazione sus. Qui hanno lasciato sempre Molly che ti segue. Ah, ma pure qui hanno rifatto tutto, guardate. Ma mi piace molto questo stile nuovo, vedi? Molly si vede sempre. Hanno cambiato, vedi, tutti i colori. L'hanno reso molto più acceso. Mi piace questa cosa. Qui c'è tutto il merchandise. Qui hanno aggiunto una porta che mi pare che non c'era. Eh sì, questa parte era un pochino spoglia. Adesso sembra più un negozio vero. Hanno aggiunto il trenino di Rumble. Questo me lo comprerei subito, ragazzi. Queste cose non c'erano. Le magliette, Rumble, il trenino, altre magliette. Che hanno messo le magliette di Lloyd. Ok, va bene, queste mi pare che non c'erano. Pure le magliette di Finley. Però ovviamente il merchandise di Rumble, ragazzi, è il merchandise di Rumble. Ok, ragazzi, andiamo subito a prendere i collezionabili. Prima che mi scordo dove erano posizionati. E poi andiamo avanti, ragazzi. Tocca a Data Lloyd. Vediamo se hanno cambiato qualcosina pure al teatro Sus. Allora, andiamo prima qua dentro. Eccolo qua. Ragazzi, a parte che mi è preso un colpo, perché pensavo fosse un giocattolo, ma hanno messo un gatto. Che ci fai, Micio, qua? Posso accarezzarlo? Posso accarezzare il Micio? Ma che cosa dolcissima! Ma dai... Ah no, riaccarezziamo il Micio, ragazzi. Magari c'è qualche evento segreto. No. Tanto l'animazione che dove accarezziamo il Micio è fatta pure bene. Ma dai, hanno aggiunto il Micio. È preso un colpo, ragazzi, perché pensavo fosse finto. Invece no, poi si è mosso, ho detto ok. È un easter egg il fatto che ci sia un gatto? Non mi viene in mente qualche battuta sui gatti, forse? Hanno aggiunto un gatto? Ma quanto è carino che miagola, Micio! Ok, questo è uguale per vedere i collezionabili. Andiamo a prendere pure quello che stava qua. Beh, perché ci sta che hanno aggiunto un gatto. Ti dà l'idea che giustamente questo posto è abbandonato e almeno qualche animale è rimasto. Questo si trova alla fine. Questo si trova dopo aver giocato. La pecorella più avanti e questo più avanti. Non credo abbiano aggiunto niente. Fammi vedere al volo. Chissà se hanno lasciato pure l'audio uguale. Sì, ok, è tutto uguale. Secondo me avranno aggiunto qualche animazione a Lloyd. Non credo. Vediamo un po'. Ok, tutto uguale che scappa dietro. Va bene. C'è il pianoforte? Dai, hanno lasciato il pianoforte. Sì, l'hanno lasciato, eccolo. Io avrei messo un'animazione di morte originale se suoni il pianoforte, tipo che Lloyd ti attacca alle spalle. Avrei messa sta cosa. Un jumpscare segreto. Eccola giù, Lloyd e Molly. Eccola qua. Ok, questo l'hanno lasciato tutto quanto. Ecco Lloyd. Ciao Lloyd. Sì, qua è tutto uguale. Chissà se hanno cambiato l'animazione di quando ci aggredisce dopo. Sono curioso. Qui non vedo niente di nuovo. Prendiamo le chiavi. 3, 2, 1, vai! Vediamo un po'. Sì, hanno aggiunto un'animazione. È fatta molto meglio. Hanno aggiunto noi che proviamo a pararci dal colpo. Poi hanno aggiunto i colori del braccialetto.
Forse hanno aumentato un po' il suono e hanno fatto un'animazione di lui che scappa, che rende meglio. Vedi? Hanno messo che scappa da questa parte che non c'era. Beh sì, molto meglio. Vedremo se a questo punto hanno cambiato qualche animazione pure nel finale con Molly. Gattino, ci sei ancora? Sì, il gatto sta sempre qua. Facciamo un'altra carezzina al gatto, va? Ma è assurdo il gatto, ragazzi. Ma poi perché ha una birra vicino, scusatemi? Eccoci qua. Qui mi pare tutto uguale. Andiamo a prendere subito la pecorella come collezionabile, che era da questa parte, se non sbaglio. Ah, ecco, dell'arcade voglio rivedere se c'è il segreto. Miglior jumpscare di tutto il gioco, ragazzi. Mamma mia, se ripenso la prima volta che l'ho sentito, mi ero frizzato perché proprio non me l'aspettavo, ragazzi. E rimane uno dei segreti più susso, secondo me, eh. Il fatto che ci sia una Molly imprigionata. Eccolo qua. Prendiamo la pecorella. Chiama quelli che devono aggiustare la giostra, ma ovviamente il numero non funziona più. E poi qui, ragazzi, lui tecnicamente ti dice che puoi andare alla giostra e skippare l'arcade. Quindi l'arcade è proprio una cosa extra. Allora, facciamoci subito l'arcade, ragazzi, e voglio vedere se hanno lasciato il segreto. Mi pare che era verso la fine, il punto susso dove scendere. Allora, eccoli qua. Devo tornare indietro. Non questo, ma questo. Ragazzi, me lo ricordavo, dai! Allora, vediamo se hanno cambiato qualcosa, ragazzi. Qui c'era il jumpscare incredibile. No, ok, mi sembra uguale. Jumpscare! You try it! Ok, no, hanno lasciato tutto uguale. Va bene. Quella cosa rimane assurda, comunque, di Molly in gabbia. Perché chissà che significato sussa. Le mascotte che incontriamo noi non sono quelle vere? E quelle vere sono imprigionate, tipo? Può essere pure, Ok, ragazzi, ci vediamo dal combattimento con Molly. Ora arriverà la nostra Salem di quartiere. Tra l'altro si vede Salem di dove c'è Spugli, eccola. La musichetta di Salem è incredibile, però. Ora gli lancia la pozioncina sus. Molly, stai attenta, è incredibile. Troppo tardi. Ah, hanno messo un'animazione della testa di Molly. Guardate come si muove sus, non c'era quella. Per farti capire che è corrotta, no? Assurdo. Incontra la nuova e improved e migliorata Molly McCaw. Assurdo. Eccoci qua, ragazzi. Dobbiamo affrontare Molly. Che poi chissà se noi la uccidiamo. Tecnicamente non la uccidiamo, no? Facciamola saltare. E due. Due. Tre. Adesso va. Ah, giusto, lei fa danno pure con le pozioncine sus. 3. Ah, no, hanno aumentato la boss fight. 4. Oh, 6 colpi? Oh, buona, buona. Ok. Sì, l'hanno fatta più lunga. Prima mi pare che erano tipo 3 colpi, ora sono 7 colpi. Cioè, 3 volte salta, 3 volte di fall dash e poi c'è la botta finale. Prendiamo il frutto, non facciamo cavolate come l'altra volta. Rumbly Rush. E poi si disattiva. E sì che hanno cambiato qualcosa, amici. Queste foglie non c'erano. Le palle non c'erano. Non potevi minimamente dare i calci a tutte queste palline. Questo è tutto nuovo. No! Hanno cambiato i pulsantoni! Ecco che cosa è diverso! Vi ricordate c'era il pulsantone? Adesso c'è... che devi girare la ruota? Che cosa strana! Cioè, per carità, rende di più, però allo stesso tempo sus. I pulsantoni mi piacevano. Stella blu, triangolo verde, già c'è. E qui, ragazzi, andiamo a fortuna, che era? Quadrato giallo? Cerchio giallo? Sì, cerchio giallo, ok. Ah, carino, questo non c'era, mi pare. Che entravi in un tubo per arrivare alla boss fight finale di Molly. Non c'era questo peluche di Molly. Carino. Per farti capire che non puoi andare da questa parte? Vai. Ok, vediamo se mi ricordo la strada, amici, Ok, lei mi pare che piotta uguale. Andiamo sempre dritti. Qua è tutto uguale, dobbiamo andare da sta parte. Possibile che l'hanno velocizzata? Non credo. Che la sento più che corre di più. Ok, qui tutto uguale. Carino, queste non c'erano, queste foglioline verdi sus.
qui devo stare attento ad andare da questa parte. Esatto. Prendiamo la testa distrutta. Ok. La sento proprio dietrissimo, ragazzi, eh. Eccoci qua. Ah, there you are, buddy. There you are, buddy. Sì, vedi, lui non si rende conto della situazione, ragazzi. Lui proprio non ci sta. Bella la luce rossa, molto creepy. E questo è uguale. L'unica cosa che non ho testato è l'animazione di morte. Però deduco fosse la stessa, ragazzi. Te non dici niente, eh? Vero, Rambly? Del fatto che ho appena eliminato Molly, o quello che assomiglia a Molly. Qui lui, vedi, sembra onesto, vedi, quando ci dice che è preoccupato per il pacco. Però lui non vede questo, è assurdo, perché è registrato probabilmente. Qui c'è sempre quella porta sus che non ci fa aprire, perché dice che non siamo ancora di livello alto, come si dice, no? Per poterla aprire. Qui non c'era un altro Lyod bianco e nero? Eccolo. Era aperta, l'ha chiusa lui? O era chiusa? Non ci ho fatto caso. Chissà che c'è qua dietro, ragazzi. Veramente sus, Rambly. Questa stanza sono sicuro che non c'è, ragazzi, perché io andavo sempre dritto per uscire. E qual è lo scopo di aggiungere questa stanza qui? Per farti vedere dove lavoravano le persone? Allora, sono curioso di una cosa nel finale. Se hanno cambiato il modello di Finlay. Perché non era fatto benissimissimo il modello di Finlay Zombie. Allora, voglio sentire per curiosità che ha da dire sul frutto, che era una delle cose più interessanti. Wow, where'd you get that? Brambleberries are my favorite! Oh, if only I could jump out of the screen. No, è la stessa cosa, ok. Don't eat it! Maybe I'll be able to one day! Ricordo male o si è entrata da quella parte? Hanno cambiato l'entrata? Ora si chiuderà la porta, eh? Non ho dubbi. Eccolo, mi sembra fatto meglio, ha un colore più acceso, mi piace di più pure il modello di Finlay. Va bene, ragazzi. Secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno fatto queste aggiuntine sus che secondo me lo rendono ancora più spicy, ragazzi. E sinceramente mi ha fatto piacere rigiocarlo incredibile in Indigo Park. Non si sa quando uscirà il capitolo 2 e si vocifera addirittura o fine 2025 o i primi del 2026, ragazzi. Quindi ci vorrà ancora un bel po'. Però, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio incredibile del nostro serie horror incredibili, pazzeschi, assurdi su questo canale. E forse, incredibile, a fine anno, per celebrare l'anniversario della prima serie gameplay che ho portato sul canale, che è il primo capitolo di Poppy Playtime, potrei riportarvi un video come questo qui su Indigo Park, dove ci rigiochiamo tutto il capitolo 1 di Poppy Playtime. Che dite, incredibile, perché non mi ricordo se avevano fatto una remaster HD anche del capitolo 1 di Poppy Playtime. In caso ditemelo, incredibile. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.